Ospite di Domenica Live di oggi, 13 maggio 2018, è stata la brava, bella e simpatica Annalisa Minetti, che ha presentato al mondo la sua seconda figlia di nome Elena e avrebbe raccontato il dolore che avrebbe seguito all'aborto, la perdita di speranza, ma anche la sorpresa della inaspettata gravidanza. E avrebbe detto in tal proposito le seguenti parole. Ho aspettato tanto a dirlo, non volevamo dirlo a nessuno per paura. Ho smesso di pensarci, ero soltanto attesa. Lei è la mia luce. Pensate che la brava, bella e simpatica Annalisa Minetti avrebbe deciso di, diciamo così, tenere, quindi conservare il cordone ombelicale della piccola, che potrebbe addirittura aiutarla a farle, diciamo così, rivedere il mondo, a dare la possibilità di vedere, perché potrebbe, diciamo così, derivare un beneficio per gli occhi. E avrebbe detto: quel cordone ombelicale potrebbe essere una speranza per tutta la mia famiglia. Nella ricerca delle cellule staminali ci sono tante speranze per quanto riguarda la retinite pigmentosa. Sono in attesa di fare un'operazione, se anche non vedo più, ho alcuni recettori ancora vivi e dobbiamo mantenerli vivi il più possibile. Le staminali possono essere una speranza in più per il buon esito dell'operazione. Beh, complimenti alla brava e simpatica Annalisa Minetti per la sua presenza di oggi, 13 maggio 2018, a Domenica Live. Il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Annalisa Minetti né della sua famiglia, ma solo informare eventuali persone del fatto che Annalisa avrebbe parlato a cuore aperto della figlia Elena, seconda genita. Grazie, un caro saluto, complimenti alla bravissima e simpaticissima Annalisa Minetti.